Bentrovati a questo nuovo appuntamento con TicVa, che ogni settimana con le sue storie ha l'obiettivo di nutrire e coltivare la speranza. Pochi giorni fa si è tornati a frequentare, pur con tutte le cautele del caso e con la speranza che la curva epidemica non torni a salire, i parchi, le aree verdi, le spiagge che tanto sono mancate in questi oltre 2 mesi di reclusione ai piccoli e ai grandi. Ma ci sono categorie di persone a cui questa privazione è stata ancora più difficile da spiegare: i ragazzi con disabilità, con autismo. Ecco che allora a Rimini, proprio per loro, grazie alla collaborazione tra comune, azienda sanitaria e una parrocchia, è nato il progetto degli spazi sicuri all'aperto. I nostri ragazzi spesso non vengono chiamati nelle attività online della scuola e questa è una di quelle cose che ci fa sentire molto soli. Ci sono diversi tipi di autismi e quindi ogni famiglia ha le sue problematiche, però in generale per i nostri ragazzi avere una routine continuativa e sempre prevedibile è molto importante. Spesso hanno bisogno, per evitare crisi, di sfogarsi, di fare una camminata, di fare una corsa, di poter fare cose all'aria aperta. Non farle significa creare poi una crisi all'interno della casa, che nessuno vede, ma che c'è. E quindi le difficoltà sono enormi, e soprattutto una difficoltà anche psicologica dei genitori, che sentono che il problema non è più della società, ma è solo loro. Ho ricevuto una telefonata, era il vice sindaco, la signora Gloria Lisi, che mi dice: ma ci sarebbe questo problema, il campo Don Pippo, si può pensare? Dico: ma senz'altro, non ci sono problemi per i ragazzi autistici, sempre aperto. Abbiamo dato il campo e abbiamo dato la chiave, perché certo sono tantissimi quelli che vanno. È bello che il nostro campo Don Pippo, che è stato voluto per il bene di tutti, serva a tutti. E serva alla città, serva alle altre parrocchie, serve alle realtà sociali. Ed è importante che in un momento in cui il campo è come addormentato, perché non ci sono attività aggregative, sportive, sia invece vivo con questi ragazzi e con le loro famiglie. Questi bambini vengono qui la mattina e il pomeriggio, stanno qua, chiudono i cancelli, perché così almeno loro si muovono, girano. Adesso stamattina gli ho allungato anche 2 palloni e poi gli ho dato delle barrette da dare ai bambini. Siccome le ho lì nel frigo, che le davo i nostri ragazzi quando giocavano, adesso non c'è più questa possibilità, li do ai bambini che hanno bisogno, tutto lì. E se i parchi sono stati riaperti per le passeggiate, invece è ormai definitivamente tramontata l'ipotesi di vedere ripartire la scuola prima della fine dell'anno scolastico. In questi mesi ci è voluta tutta la creatività e la pazienza di dirigenti, insegnanti, ma anche dei ragazzi e delle stesse famiglie, per avviare modalità nuove di scuola a distanza. C'è un bel progetto nato in Toscana, TSDTV, che è l'emittente della diocesi di Arezzo, Cortone e San Sepolcro. Si è messa da subito a disposizione degli istituti scolastici del territorio. Vi raccontiamo. Il protrarsi e la contagiosità diffusa del Covid-19 ha determinato lo scorso 5 marzo il governo italiano a decretare la sospensione di ogni attività scolastica in sede per gli studenti di ogni ordine e grado. Una scelta che ha costretto migliaia di insegnanti a riorganizzare la didattica, milioni di studenti a seguire un nuovo metodo di studio e di apprendimento e, non ultimo, milioni di famiglie in un'inaspettata ed improvvisa attività di sostegno ai loro figli. La situazione non ha lasciato indifferente l'emittente diocesana di Arezzo Cortona Sansepolcro, TSDTV, che si è posta immediatamente a disposizione dell'autorità scolastica competente, offrendo il proprio granello di sabbia per fronteggiare questa emergenza.
La sospensione delle attività didattiche della scuola italiana in qualche modo ha sollecitato immediatamente ciascuno di noi come redazione nel suo insieme, ma ciascuno di noi come componenti della redazione a dare una risposta. Noi siamo una televisione comunitaria e partendo da questo presupposto non potevamo non porci a servizio della comunità. Come? Nell'unico modo che pensiamo di saper fare, quello di offrire i nostri strumenti di comunicazione, sia il canale televisivo che i vari social che possiamo mettere a disposizione come piattaforma, le scuole elementari, le scuole medie, le scuole superiori, chiunque potesse aver bisogno di questo. Vari istituti scolastici della provincia di Arezzo hanno accolto questa opportunità e la redazione di TSD ha unito al consueto lavoro giornalistico una nuova attività per favorire la didattica online. Il fil rouge è stato quello di confezionare, rendendolo più agevole e didatticamente più appetibile, lezioni che gli insegnanti ci hanno mandato con l'audio registrato e con delle slide. Noi l'abbiamo composto attraverso un montaggio, animandolo un po' anche con dei video, con delle situazioni, per restituirlo poi alle varie insegnanti per l'uso più consono per le proprie classi. Un servizio al mondo della scuola che si è rivelato un'ottima opportunità anche per l'emittente. Abbiamo cercato di vedere anche in questa situazione il bicchiere mezzo pieno, anche se è difficile dire questo, ma bicchiere mezzo pieno per a nostra volta imparare anche un linguaggio diverso, quello attraverso la didattica, quindi come poter mediare con i nostri mezzi offrendo un aiuto, un supporto per la didattica, e questa per noi è stata una sfida totalmente nuova. E dall'altra va detto che questa sfida è stata e continua ad essere una bella sfida, perché vediamo come gli strumenti di comunicazione, quelli più tradizionali e quelli di cosiddetti new media, possono realmente interagire e come gli studenti, che possono in qualche modo essere anagraficamente per alcuni aspetti più distanti dai mezzi tradizionali di comunicazione, a loro volta sanno bene interagire con i new media e i media tradizionali. La sfida è stata quella di fare sintesi sotto questo aspetto e ci è piaciuto fare tutto questo. La gravidanza al tempo del coronavirus è certo un'esperienza molto particolare, ma in Veneto l'unità sanitaria locale delle Dolomiti in provincia di Belluno ha attivato una serie di iniziative da tenere a distanza online per sostenere e accompagnare le donne al lieto evento anche in questo contesto emergenziale. Pensate, nelle ultime settimane sono nati oltre 100 bambini. La 34esima settimana, quindi manca poco, e direi che questa situazione non me la sarei mai immaginata, perché insomma dover affrontare una gravidanza e partorire durante una pandemia non è proprio da tutti. Noi ovviamente siamo molto entusiasti e non vediamo l'ora di abbracciarla, sarà una femminuccia. Alice è una delle tante future neomamme d'Italia che si accingono a vivere l'esperienza del parto nel particolare momento storico che stiamo vivendo, contrassegnato dal dilagare del virus Covid-19. L'azienda sanitaria locale si è fin da subito attivata per assistere le future madri o neomamme anche in questo contesto. Sia nei nosocomi di Feltre e Belluno e al consultorio Feltrino, infatti, sono stati attivati dei corsi online di accompagnamento alla nascita e post parto. Le future mamme da casa si confrontano con le ostetriche e con le altre donne in videoconferenza per prepararsi al meglio al lieto evento, ma anche è stato attivato un apposito servizio di videoconferenze per permettere alle donne di ricevere risposte riguardo i possibili dubbi sull'emergenza Covid-19, attività che è stata assai apprezzata dalle donne. È stato molto utile e interessante e oltretutto tutto facile da seguire. Sono un po' preoccupata, ovviamente, sono preoccupata per le cose
basi che sono preoccupati tutti, quindi il parto e il rientro a casa, ma sono preoccupata soprattutto per questa situazione che mi circonda. Sono spaventata più che altro per il rientro a casa, perché so che non ci potranno essere i miei familiari, parenti, amici, ci potrà essere solamente il mio compagno e dovremmo auto-isolarci, insomma. Devo dire che l'ospedale di Feltre ci sta dando una mano, ci sta dando a tutte le mamme, neomamme, una gran mano, perché ha attivato dei corsi preparto online tramite delle videoconferenze e quindi noi possiamo fare le nostre domande e loro ci rispondono. Oltre all'attivazione del corso preparto da svolgersi online, l'UNS Dolomiti ha attivato anche dei corsi telematici per il massaggio neonatale. Il corso è stata un'occasione anche per approfondire la conoscenza madre-figlio attraverso il massaggio. Ed è molto utile anche per i papà, per i quali sono stati creati dei contenuti dedicati. Un'ulteriore specifica attenzione viene riservata dal personale sanitario alle future mamme che dovessero risultare positive al Covid-19, come del resto a tutti i pazienti affetti dal virus. Nella drammaticità della situazione attuale di emergenza, nel mese di marzo ben 110 bambini sono nati in provincia. Un segno di speranza che induce tutta la popolazione ad avere fiducia nel futuro e a ripetere ancora una volta: tutto andrà bene. Medici, infermieri, operatori sanitari sono da mesi in prima linea per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Tanti di loro si sono ammalati, spesso con conseguenze drammatiche. Dalla Liguria arriva una storia di speranza che ha come protagonista un medico pediatra che è operativo nel territorio del Tiguglio. Ad inizio marzo si è ammalato, il decorso è stato molto violento, tanto da costringere i colleghi medici ad intubarlo e a trasferirlo in terapia intensiva. 23 giorni di rianimazione, poi il risveglio, il ritorno a casa, il graduale recupero e la scoperta di una vita ridonata. Ve lo raccontiamo nell'approfondimento. Una cosa è certa, che il coronavirus non ce l'ha vinta. Già da adesso non ce l'ha vinta. Vittorio Canepa è un medico pediatra di famiglia che vive a Carasco, nell'entroterra di Chiavari, in Liguria. Lui la battaglia con il coronavirus l'ha vinta, non senza difficoltà. È stato un percorso duro e talvolta al limite della speranza, a partire dalla diagnosi e dalla necessità di cura prospettata da una collega della rianimazione all'ospedale di Lavagna. Con gli occhi decisi, però con tanto affetto, quando mi ha detto che mi deve intubare, e ho fatto come la pediatra, ho un po' pianto come un bambino, cioè so cosa vuol dire e so anche a cosa è collegato l'intubazione. Di lì poi io più non ho sentito niente, e sono stato 23 giorni in balia di questo mostro che io non conosco, l'ha conosciuto chi mi era vicino, e ancora oggi degli amici mi ha telefonato piangendo perché la notizia era che fossi morto. Il risveglio è frastornato, la sensazione di debolezza pesante, ma anche piccoli segnali di ripresa nel momento del trasferimento dalla terapia intensiva dell'ospedale San Martino di Genova al reparto. Con l'ambulanza mi trasferiscono in un altro reparto. Capisco finalmente di essere a San Martino, e una cosa non dimenticherò, che dalla finestra in alto dell'ambulanza mi è comparso, si è fermata un pino come tanti, un po' più rotondo, con una chioma bella e piena di gemme, e quelle gemme lì sono state un segno, uno dei segni. Per me in quel momento non avevo nudo e disfatto, sono state l'appiglio, detto qualcosa di bene succederà, se fiorisce, se parte un pino secco fino a un mese fa, qualcosa succederà di bene anche per me, ecco, è stato
un accendere una luce sulla speranza fin dall'inizio, ecco. I miglioramenti sono lenti ma progressivi. Il ritorno a casa per Vittorio Canepa è stata la scoperta del movimento che si è creato attorno alla sua famiglia, l'affetto e la bontà di tante persone che per lui hanno pregato perché tutto potesse risolversi per il meglio. C'è chi mi aveva chiesto se ho avuto la paura di morire. No, quella no. Quella non, senza essere arrogante, perché il volto, vi dicevo prima, degli operatori che ti girano, che si impegnano con un lago per prendere bene la vena, sentirai un po' male, ma vedrai che questo ti aiuta, che quella che ti cambia, ti pulisce, cioè chi si occupa di te, che sei un niente. E beh, questo è vedere la bontà del Signore nella terra dei vivi, proprio. Ma c'è un bene anche maggiore che chi è passato attraverso i reparti Covid ha potuto constatare e raccogliere. Un enorme grazie alla preghiera detta dalle mani di chi lavora, bene, di chi prega lavorando, prega usando le mani e usandole bene. Nulla accade a caso, anche l'isolamento di questo tempo d'emergenza e difficoltà aiuta a riscoprire il bene che si cela in ogni comunità. C'è più bene di quanto noi pensiamo e siamo meglio di quello che noi pensiamo, perché questo nostro stare in casa, riscoprirci e guardarci, trovare il modo per salutarci, per occuparci l'uno dell'altro, riguardare tua moglie, riguardare i tuoi figli, le tue cose, i tuoi strofugi, come si dice in senese, e amando, cominciando, e ben il corona ha perso, non ha vinto, cioè ci ha messo nell'angolo, però io sto vivendo un periodo in cui tutto mi sembra nuovo, rinato. Finisce qui il nostro appuntamento settimanale con TikVa. Le nostre storie vi aspettano nella prossima puntata.